grazie per avermi fatto conoscere questi due libri che ho trovato molto stimolanti, e in particolare in Oltre il capitalismo ho trovato il capitolo, come dire, sulla composizione della delle classi oggi. Il capitolo è il secondo, Temi e soggettività della conflittualità anticapitalistica, straordinariamente stimolante, perché si fa un'analisi della società, delle classi e dei ceti, che raramente troverete sia dal lato della sociologia del lavoro e non solo professionale accademica, ma soprattutto quello che credo qui più interessi, non la troverete nella sinistra italiana, nei sindacati di base, così come in quelli confederali. La sorpresa è, conoscendo altri lavori di Piero, conoscendolo anche come cronista che si occupa tra l'altro di scuola, non mi stupisce, però mi stupisce la coincidenza di questa analisi, che deriva essenzialmente da una conoscenza della società italiana e della sua trasformazione, non solo la società italiana, corrispondenza di questa analisi ad esempio con quella di Sergio Bologna sul lavoro autonomo, che le due analisi mi sembrano straordinariamente convergenti. Quella di Piero mi sembra vada addirittura oltre il lavoro riconosciuto di Sergio Bologna, che si è occupato del lavoro autonomo di seconda generazione, di quinto stato, di lavoro indipendente, offrendo anche una nuova cornice teorica e sociologica negli ultimi 25-30 anni, straordinariamente innovativa, non solo alla sinistra, che non ha gli strumenti per capire le trasformazioni della società e del lavoro, ma anche ai nuovi movimenti dei freelance, del lavoro autonomo e del precariato che esistono e continuano a produrre discorso e relazione. Nello specifico mi ha interessato l'analisi a contropelo che fai dell'opera marxiana, soprattutto sul nesso strategico importante per fare qualsiasi tipo di discorso sulla composizione di classe oggi, rapporto borghesia, piccola borghesia, proletariato, classe operaia. È un'analisi molto fina, molto analitica, addirittura filologica, con una grande e stupefacente conoscenza della corrispondenza di Marx, che di solito non viene mai considerata nelle analisi più ricorrenti del suo lavoro. E Piero evidenzia la straordinaria vaghezza e contraddittorietà di Marx per quanto riguarda la nozione di piccola borghesia, di ceto medio, talvolta polemizzando, forse perché stava dentro il suo rapporto molto problematico e affascinante con Proudhon, polemizzando con Proudhon, o essendo d'accordo con Proudhon. Una volta dice che la piccola borghesia francese ha il merito genuino, ha un merito genuino, quello di costituire una parte integrante di tutte le imminenti rivoluzioni sociali. Probabilmente dopo l'esperienza 1848 Marx, come è noto, cambia idea, ma continua da lì fino alla morte, e queste pagine sono spettacolari dal punto di vista proprio anche analitico, i studi marxiani, a cambiare idea costantemente, sia perché riconosce, come Piero rileva, il crescente peso sociale, simbolico, culturale e produttivo nell'organizzazione a produzione in termini capitalistici della cosiddetta piccola borghesia, e sia l'oggettivo peso attraverso la diffusione dell'istruzione di massa, dei saperi, della conoscenza, che trovano a livello professionale, come è noto, in questo ceto un
importante soggetto, gli insegnanti, non a caso. E le pagine scorrono, è molto lungo questo capitolo come gli altri, e diventano da uno studio marxiano molto accorsato e filologicamente trovo molto corretta una riflessione sul presente, perché poi da quello che avrete capito questi libri parlano, è una riflessione metateorica sulla esperienza politico-sindacale di Bernocchi, che dalla scuola, come sindacalista della scuola e in precedenza come militante politico, entrambe le cose, riflette sul suo agire, sull'organizzazione, sulle possibilità politiche del futuro. E in questo quadro l'analisi che ho appena abbozzato, diventa una riflessione sul presente. Si citano non solo i movimenti della scuola, il movimento della pantera, si arriva, coincidenza vuole, si arriva a parlare delle coalizioni che si stanno formando nel lavoro autonomo e paradossalmente o significativamente in questo momento all'Atelier ESC c'è un incontro molto ampio di almeno 20 associazioni e movimenti di questo lavoro autonomo professionale tipico e atipico, coordinato insieme a tutte quelle realtà sociali e di movimento che hanno animato negli ultimi 15 anni a Roma e non solo i movimenti dei precari. Tutto questo lo trovate qui dentro, questo a dimostrazione della straordinaria attualità di questa analisi. Chi sta dentro il fuoco del presente, della trasformazione, della composizione sociale, lo sa, lo intuisce. È lì il bandolo. Vado un po' più nello specifico perché mi trovate piuttosto entusiasta, perché anche noi, io in prima persona e poi successivamente in due libri con Giuseppe Allegri, abbiamo fatto sostanzialmente la stessa analisi, senza, ammetto, non conoscere il libro e le riflessioni di Piero, ma conoscendo le riflessioni di Sergio Bologna. E tutto questo noi l'abbiamo chiamato quinto stato. Che cos'è il quinto stato? Beh, lo posso definire, perché è una definizione assolutamente convergente a quella che abbiamo dato noi con le parole di Bernocchi. Un attimo, che non avendo preso gli appunti bene, ho solo sottolineato. Si è scritto a pagina, qui passare a pagina. Non l'ho fatto. Vabbè, Bernocchi parla di lavoro indipendente, senza potere e senza proprietà. Non trovo la definizione, la pagina, la definizione precisa, ma e io non la ricordo a memoria. Ecco, beh sì, anche perché è scritto 600 pagine. L'ha scritto lui, L'automa spirituale fatto, che è in te, come diceva Engels, ho raccolto materiali sparso di Marx. Come diceva Spinoza, è l'automa spirituale che è lui che gli permette di produrre pagine su pagine. Ma credo che sia corretta la definizione che tu dai per distinguere le vetuste, ma assolutamente significative, polemiche marxiane contro la piccola borghesia, polemiche che poi sono arrivate direttamente nel cuore del comunismo italiano da Gramsci in poi, Bordiga, come correttamente ricorda Bernocchi nel libro. E ha contraddistinto nel secondo dopoguerra anche una precisa politica del Partito Comunista e delle sinistre italiane, tranne arrivare ad alcuni gruppi avanguardie culturali tra il 68 e il 77, in cui questo tipo di discorso è significativamente cambiato, perché è cambiata la società, è cambiata anche una certa lettura della cultura marxista e dei suoi sensi comuni prevalenti, esattamente su questo nesso. La piccola borghesia è formata da lavoratori indipendenti, senza potere e senza proprietà.
quello che noi definiamo il quinto stato. E questo non esclude che da questa precisa categorizzazione sociologica, perché di lavoro indipendente è ormai, il lavoro indipendente è ormai una categoria usata anche nella sociologia accademica, e il lavoro autonomo, partite IVA, queste cose qui, così come alcuni segmenti molto vasti del precariato nella parasubordinazione, sono sempre più associati a questa categoria problematica, indipendente da che, appunto, senza potere, senza proprietà, è una definizione contraddittoria, perché la contraddizione costituisce il ceto e la classe. Cioè, una definizione perfettamente marxiana di classe. Preciso, per chi non lo sapesse, Marx non dà una definizione sociologica di classe. Classe sociale in Marx è un concetto politico-ontologico del movimento. Tutta una serie di marxismo e la sinistra italiana, perché ha declinato questa intuizione straordinaria in termini sociologici, e per cui da un lato abbiamo la piccola borghesia fascista, tutti gli insulti, la vasta gamma degli insulti che i marxisti hanno potuto rivolgere a questo, anche in termini giustificati, basta pensare a quello che è successo a Weimar e col nazismo, perché era questo il fondo dell'obiezione, ma la stigmatizzazione di una categoria fantasmatica, che quella piccola borghesia è equivalente a ceto medio, però questa definizione è come la racconta Bernocchi nel libro, la devo leggere perché è interessante, la chiama, questo senso comune tipico al marxismo così come alla sinistra italiana, forse citando inconsapevolmente Silos Labini, che ci credeva però all'esistenza del ceto medio, un gigantesco calderone di classe, da classe o ceto media, una classe né up né down, né davvero ricca né davvero povera, né veramente proprietaria e o potente, né del tutto senza proprietà o senza potere, collocata in una medietà sociale definita per negazione, non per caratteristiche proprie, ma per l'assenza di quelli altrui, non per ciò che materialmente è, ma per ciò che non è o non ha. È esattamente il referente sociale di tutte le politiche della governamentalità neoliberista da Renzi in giù o in su. Si parla sempre del centro, del ceto medio, di un indeterminato soggetto mainstream del consenso universale a cui ogni politica in maniera fantasmatica si rivolge per essere nel giusto e per giustificare il potere in quanto tale. La capacità di questo libro, di questo capitolo che ho voluto analizzare così pubblicamente, per le affinità che ho riscontrato sia a livello personale che a livello di cultura generale in Italia, beh, smonta questo meccanismo non negando, ma analizzandolo dall'interno, sia con gli strumenti dell'inchiesta che della pratica dell'organizzazione sindacale o meno. E per questo trovo molto interessante questa analisi. Giungo alla fine, in cui Bernocchi, a pagina 98 ad esempio, riprende un concetto ormai prevalente, quella della coalizione sociale. Lui lo chiama sia coalizione che strategia permanente di alleanza sociale. Riflette su questo nesso. Come è noto, a livello grottesco, l'esperienza più o meno recente di Landini, che ha trovato sulla sua strada un concetto che probabilmente gli è arrivato da altre parti senza capire realmente il significato. Si parla di coalizioni sociali, e posso anche dirvi chi ha iniziato 3 o 4 anni fa a parlare in Italia di coalizione sociale, perché l'ha ripresa da un concetto, una pratica
presente e diffusissimo negli Stati Uniti e non solo, tra lavoratori autonomi ai pros, le partite IVA affluenti, e il precariato dei chain workers delle catene distributive alimentari, che ha tra l'altro permesso una parziale vittoria sul salario minimo negli Stati Uniti. Sono movimenti reali di milioni di persone che ragionano sul concetto di coalizione sociale. Chissà come, perché questa, non per attaccare il povero Landini, ognuno ha i suoi problemi, ma è interessante capire come una categoria che poi è stata rilanciata in Italia, non a caso, scusate, da Sergio Bologna, che ci ha scritto un libro su questo, si è arrivata completamente trasformata nella pratica, così come è stato dimostrato, come un'alleanza tra soggetti definiti, plurale, per carità, che si autorappresenta come soggetto sociale. È la meta rappresentazione di corpi separati da movimenti, dall'analisi alla composizione sociale di ceto e di classe e della sua trasformazione in Italia, che si riproduce costantemente nella sinistra. Incamerare soggetti, concetti astratti che nascono da pratiche reali e da culture viventi di chi lavora e di chi non lavora, e trasfigurarle costantemente esibendo un certo spirito mimetico, in una realtà che è molto simile strutturalmente, ma che non può decisamente rispondere ai tuoi stimoli, perché semplicemente non ti capisce, visto che sei completamente separato dalla trasformazione in atto. E per me la trasformazione, riflettendo sul nesso lavoro indipendente rappresentanza, è esattamente quella che viene descritta in queste 80 pagine. Questo processo di mimetismo isterico dei concetti che vengono dall'estero lo abbiamo assistito dalla Spagna, l'abbiamo importato dalla Spagna, dalla Grecia, quanto soffichi quelli e perché noi in Italia non riusciamo a fare un cazzo. E la passione dominante, la frustrazione, la malinconia che questo induce, perché è indotto all'impotenza, la passione dominante di chi, dei discorsi che si fanno a sinistra, sindacati di base, no, e chi si definisce di sinistra fa questo discorso, anche perché se facesse altri discorsi avremmo notato gli effetti, o forse non ci sono, anzi si rinnova lo scacco e l'impotenza. E questo da dove deriva? Dalla singolare incomprensione di questo processo che può essere definito la sua soggettività, non il suo soggetto politico, nel lavoro indipendente senza potere e senza proprietà, che definizione perfettamente contraddittoria, ma agente, storicamente agente. Dove lo vedete? Se parliamo di lavoro autonomo, come si fa in questo libro e come si elenca? Perché sono tre pagine in cui Bernocchi a un certo punto, dopo aver ripercorso il 7, 800 e 900, adesso mi fermo e faccio un riassunto. E proprio per punti inizia a elencare come si compone questa nuova composizione sociale che possiamo per comodità definire soggettività. Si va dalla macrocategoria del piccolo lavoro autonomo indipendente alla nuova classe dei salariati proletarizzati, alla piccola borghesia del commercio e dell'artigianato, il calderone dell'ex middle class, l'ampia area delle libere professioni e dei mestieri mentali. Io potrei proseguire, ci potrei fare un seminario di due ore su queste cose. Possiamo fare in futuro? Se volete, figurati. Anch'io ho l'automa spirituale di Spinoza, avendo anche per fortuna studiato. Hai studiato?
Che cos'è questa vasta articolata in movimento, in movimento composizione che noi chiamiamo quinto stato? E beh, se Bernocchi in questo libro descrive dalla sua pratica sindacale e dal suo lavoro intellettuale, dal suo punto di vista, e la composizione viene agita in questa nuova gigantesca bolla mediatica, discorsiva, ma che corrisponde anche a ricchi fondi internazionali che ormai si stanno abbattendo sull'Italia, e beh, quella della sharing economy, dell'economia della condivisione, del co-working, dei beni comuni, che è sì un concetto giuridico, ma che vengono praticati dall'alto con il discorso della rigenerazione e riqualificazione a fini speculativi, ma anche di economia della condivisione nelle città. Quello che sta succedendo a Milano, anche in virtù della gigantesca bolla dell'Expo, è questa trasformazione della città, intesa come la chiamano il mainstream, in smart city, in città intelligente della condivisione. Chi è la soggettività che agisce volontariamente dentro meccanismi psicologici di selezione sociale, culturale, molto complessi e assolutamente interiorizzati e trasmessi dalla scuola, così come dai media e dall'opinione pubblica, esattamente questa composizione di cui si parla qui. Capitalismo sarà anche in crisi, ma sta agendo e reagisce e sta costruendo, ad esempio a Milano, chi ci è passato lo vede, non perché si sta bene, la capitale morale, no, è in atto una trasformazione finanziata con migliaia di miliardi di euro che si rivolge a questa composizione sociale. Noi a Roma e in Italia lo capiremo fra 10 anni, se ci andrà bene, anche perché viviamo in una città governata dalla polizia, quindi letteralmente, quindi dal Vaticano, se un giorno capiremo la centralità contraddittoria, plurivoca di questa analisi sul quinto stato o del lavoro indipendente, faremo già un passo in avanti nelle nostre pratiche. Grazie. Okay.